Ok, dovremmo esserci. Con un po' di ritardo, buongiorno a tutti quanti. Oggi abbiamo qua con noi per il 117esimo Lunch Seminar di Nexa Jacopo Franchi, che è uno studioso dei nuovi media. Oggi si parlerà di chi possiede veramente gli oggetti digitali nel nostro mondo. Lui ha pubblicato un libro che si chiama L'uomo senza proprietà, chi possiede veramente gli oggetti digitali, pubblicato da Egea Editore di quest'anno. Quindi grazie mille Jacopo per essere qua e a te la parola, insomma. Metto solo la scherma intero, così siamo a posto. Perfetto, se funziona. Quando funziona un tasto, funziona male. Prego. Grazie mille dell'invito. Quello di cui parleremo oggi è un tema che credo riguardi un po' di noi da vicino, che è quello proprio del possesso e del controllo degli oggetti connessi all'interno di un ambiente ben definito, che è quello dell'ambiente domestico, quindi sostanzialmente le case private da parte delle persone. E andremo a vedere, cercando di tenere insieme tutti i possibili punti di vista, quindi sia gli aspetti positivi, i vantaggi che questi portano, innegabili alla vita delle persone, sia anche gli aspetti invece più negativi, cosiddetti abusi che attraverso questi oggetti possono essere commessi nei confronti delle persone. Prima di cominciare vi dico due parole su di me, ma proprio per capire come sono arrivato a pubblicare un libro su questo argomento, questo è un po' il percorso che ho seguito. E anche cercare di tracciare un filo da quello che era stato il mio primo intervento al Centro Nexa nel 2021 e questa seconda puntata, se vogliamo, di approfondimento su questi temi. Io di lavoro faccio social media manager, lo faccio da 10 anni, lo faccio in un ambiente piuttosto particolare, che è quello delle start-up sostanzialmente, quindi dell'ecosistema dell'innovazione. Quindi oltre a utilizzare strumenti digitali avanzati come possono essere i social media e tutto quello che ci sta attorno, quindi anche tutti gli strumenti di advertising, di insight, di analisi dei dati, lo faccio in un ambiente che cerca da sempre di essere alla frontiera un po' dell'innovazione tecnologica, culturale e sociale, la metaverso, le intelligenze artificiali, quello che faccio di lavoro, quello di comunicare proprio questo ambiente. E ho sempre cercato nel corso del mio lavoro di non solo mantenermi aggiornato sugli strumenti in quanto tale, ma più in generale di quelle che erano le evoluzioni digitali dal punto di vista sociale, culturale, normativo e più ovviamente tecnologico. Inizialmente ho cercato di tradurre questa parte di aggiornamento e di studio costante, di condividerlo con l'esterno attraverso il mio sito, che è Umanesimo Digitale, un sito che è presente da quasi 8 anni, che raccoglie ormai 300 articoli, quindi se vogliamo una piccola vita di studio contenuta all'interno di questo sito, e più di recente attraverso una newsletter che si chiama proprio Oggetti Digitali, che è ospitata su una piattaforma che non è poco conosciuta in Italia, che è Goxton, che ho scelto proprio perché è una piattaforma che consente di parlare del digitale senza essere automaticamente tracciati quando lo si fa, una piattaforma che consente di tutelare molto la privacy delle persone, e attraverso dei libri, delle pubblicazioni che sono uscite nel corso degli ultimi 5 anni, sulle cioè abitudini connesse, gli obsoleti, di cui abbiamo parlato nell'incontro di 3 anni fa, e L'uomo senza proprietà, che è l'ultimo libro che è uscito quest'anno per conto di Egea Editore. Ci eravamo lasciati qui, era il 2021, e parlava era l'89esimo Lunch Seminar del Centro Nexa, e avevamo affrontato il tema della moderazione di contenuti. Il libro era proprio dedicato al lavoro, gli obsoleti erano sostanzialmente i moderatori di contenuti online, detti da tutti come delle figure che dovevano essere necessariamente sostituite da strumenti automatici di intelligenza artificiale. In realtà quello che si è scoperto allora e si sa benissimo adesso è che in realtà la maggior parte delle azioni di enforcement e di moderazione sulle piattaforme digitali viene fatta e viene eseguita da degli esseri umani a tutti gli effetti. Ma anche quando intervengono degli strumenti automatici, comunque l'ultima parola su che contenuto lasciare online e quali account mantenere o meno sono prevalentemente degli esseri umani incaricati proprio di fare questo lavoro. Che cosa c'entra questo con gli oggetti digitali? Ma dalle discussioni che avevamo fatto anche in occasione di quell'evento, che ricordo bene, anche di altri incontri dedicati al tema, la conclusione a cui si tendeva inevitabilmente, a cui tutti un po' tendevano, era quello del fatto che tutti i social media, tutte le piattaforme digitali avevano delle caratteristiche in comune.
Innanzitutto la presenza di termini e condizioni di servizio, che fin dall'inizio, fin nel momento in cui una persona si iscrive a un qualsiasi piattaforma digitale, gli ricordano che tutto quello che lui farà all'interno, contenuti pubblicati, community costruita, tutte le sue attività che lui farà all'interno delle piattaforme digitali potranno comunque essere sempre soggette alla decisione del fornitore del servizio di sospendere il suo account e la sua utenza. Non importa quanto è investito quella persona, non importa quanto tempo c'è stato dentro su un social media, la sua utenza potrà essere cancellata e con essa tutti i contenuti. Che questa azione di enforcement, quindi di rimozione, limitazione o sospensione delle utenze, è qualcosa che viene portato avanti da strumenti automatici e da moderatori di contenuti, quindi da professionisti che dispongono del potere di bloccare contenuti e persone nell'ambito della piattaforma digitale. E che nel fare questo, questi moderatori hanno accesso spesso anche delle informazioni molto sensibili. Spesso si parla della cosiddetta sorveglianza digitale tramite piattaforme digitali da un punto di vista di utilizzo dei dati per il micro-targeting oppure per fornire un certo tipo di servizi. Non credo che si parli abbastanza spesso del fatto che questi dati vengano anche estratti, vengono utilizzati dalle piattaforme stesse proprio per capire se un utente ha violato qualche regola della piattaforma, in che misura e se questa violazione merita una sospensione completa o solo parziale dal servizio. La conclusione viene abbastanza spontanea, ok, va bene, io sono su social media, è il mio profilo, o nel caso delle aziende è il profilo della mia azienda, ci sono magari 10 anni, ci ho investito tanto e ho anche costruito una importante community che considero mia, ma in realtà io non sono realmente proprietario di questo account, di questa utenza digitale, non è mia completamente, sono comunque sempre soggetto alla decisione del fornitore del servizio. E questa cosa qui è rimasta tale sia quando fino a pochissimo tempo fa i social erano strumenti gratuiti, quindi utenti che si iscrivevano in cambio dei dati rinunciavano a un'ampia parte di controllo sulla propria esistenza digitale, e va avanti così anche adesso, ora che i social media stanno sempre più introducendo delle forme di iscrizione su abbonamento, quindi pago per essere presente sulla piattaforma, ma in termini le condizioni rimangono tali, non importa quanto io abbia pagato, comunque il servizio può essermi sospeso in qualsiasi momento. Negli anni, negli ultimi 3 anni, io ho letto tanti libri, tante pubblicazioni, questo ovviamente non è un argomento che uno si sceglie a tavolino, ma è qualcosa che lo interessa, che lo colpisce, che vuole approfondire sempre più. Ecco, quello che io ho notato è che negli ultimi anni sono uscite sempre più delle pubblicazioni, dei riferimenti che, parlando di internet in generale e dedicandosi a volte magari anche a dei contenuti, a degli oggetti digitali come l'internet delle cose, come questo bellissimo libro di Laura De Nardis, Internet in ogni cosa, facevano riferimento al fatto che nel mondo digitale la proprietà privata non è più veramente tale, ma diventa una sorta di ibrido tra la proprietà privata e la concessione della licenza d'uso. Con questa domanda, si possiede oggi un oggetto connesso nello stesso modo in cui se ne possiede uno meccanico? La risposta che si davano alla maggior parte di questi autori, e De Nardis non fa eccezione in questo senso, è che nei sistemi digitali la proprietà rappresenta, nel migliore dei casi, un'area grigia. Quello che ho provato a fare con il mio lavoro, con l'uomo senza proprietà, è cercare di andare un po' dentro questa area grigia e capire che in realtà l'area grigia non è, la proprietà non è assolutamente finita, ma molto probabilmente stiamo assistendo a uno spostamento di essa, e ho trovato tante tante somiglianze con il mondo dei social, con l'attività di moderatore di contenuti, con quelle regole e caratteristiche comuni di cui vi parlavo prima. Anche nel caso degli oggetti digitali esistono dei termini, delle condizioni di utilizzo restrittive nei confronti degli utenti che le persone accettano nel momento in cui decidono di attivare un oggetto, altrimenti l'opposto è l'ho acquistato ma non lo utilizzo se non li accetto. Esistono degli strumenti di enforcement, anche in questo caso, che possono essere automatici oppure manuali. Anche in questo caso c'è un'estrazione di dati che viene fatta anche per finalità di controllo e verifica di come effettivamente l'utente sta utilizzando quell'oggetto, e c'è una forte legame di dipendenza dalla continuità del servizio fornito dal produttore e dai possibili cambiamenti di funzionalità dell'oggetto stesso. Quello che uno impara utilizzando i social è che quello che ha per le mani in un determinato momento non necessariamente sarà la stessa cosa che avrà per le mani domani.
stamattina io ho ricevuto una mail da Instagram che mi avvisava che i termini e condizioni del servizio dei social sarebbero cambiati a partire dal 1 gennaio 2025. Prendi le visioni, accettali, non li accetti, cliccando si arriva a una pagina che dice se non li accetti puoi cancellarti dal servizio e dallo strumento. Cioè non vengono neppure date in un certo senso una qualche forma di contrattazione di decisione. I termini cambiano, se vuoi continuare a utilizzare il servizio devi accettarli oppure cancellati dalla piattaforma. La stessa cosa avviene anche per quanto riguarda il mondo degli oggetti fisici che sono connessi alla rete. Quindi la vera domanda che arriva, la domanda da cui parte un po' tutto è: ok, va bene, magari l'oggetto è ancora mio, ma a fronte di questi cambiamenti che cosa effettivamente resta della proprietà, per come siamo sempre stati un po' abituati a considerarla, e non solo e unicamente all'interno del mondo digitale. Di che oggetti parliamo innanzitutto? Dove nel libro mi sono preso qualche libertà da questo punto di vista e ho pensato qualche libertà, ma nel senso proprio di cercare anche di affrontare quello che è un cambiamento che secondo me non è unicamente legato al mondo degli oggetti fisici, ma riguarda anche i servizi digitali che hanno internalizzato al loro interno degli oggetti analogici del passato. Quindi per me oggetti digitali sono innanzitutto dei servizi digitali, social media è un esempio, che hanno preso il posto degli oggetti analogici di un tempo, quindi social media che hanno preso il posto magari delle raccolte di foto, degli album, dei diari personali, ci sono interi profili social che sembrano quasi una sorta di diario personale condiviso in pubblico. Parlo di oggetti analogici che nel frattempo sono stati digitalizzati, connessi alla rete e servitizzati. Ora non credo sia necessario spiegare questo termine, ma lo faccio anche magari a beneficio di chi magari vedrà la registrazione in futuro. Servitizzati vuol dire che l'oggetto che è connesso alla rete non offre più una singola funzione, un singolo servizio per cui è stato progettato, ma in potenza potrebbe offrire molti più servizi nel momento in cui viene messo nelle condizioni di farlo. Pensate banalmente a tutti gli oggetti che si occupano della conservazione e refrigerazione dei cibi. Da diversi anni si discute della possibilità di dare a frigoriferi piuttosto che altro la possibilità non solo di conservare il cibo, ma nel momento in cui diventano connessi anche di ordinare direttamente le scorte di alimenti nel momento in cui queste vanno a esaurirsi, quindi prendere un quasi solo una sorta il posto anche di assistenti virtuali personalizzati per quello che riguarda il consumo alimentare. E infine degli oggetti che prima non esistevano, nativi digitali, parliamo degli smart speaker da Amazon Echo con dentro Alexa, Google Home, che hanno creato a tutti gli effetti i nuovi bisogni dei mercati e nel momento in cui non sono più connessi alla rete diventano quasi dei costosi soprammobili, belli da vedere, ma senza la connessione ci si può fare veramente poco. Tutto questo è stato ampiamente già trattato, prima di me ci sono tanti libri che parlano della servitizzazione, nel corso di lettura ho messo questa pubblicazione di Roberto Siatti, un imprenditore, che ci ricorda come già da tempo siamo passati dalla società del prodotto a quella dei servizi e dalla società del possesso a quella dell'uso. Voi vedete come il riferimento alla proprietà si trova sempre continuamente quando si ha a che fare con il digitale, ma spesso e volentieri è un riferimento, una frase, uno spunto. Io ho creduto interessante andare a approfondire all'interno di un ambiente ben definito come quello dell'ambiente domestico. Nonostante tutte le criticità, le restrizioni, questa consapevolezza che comunque penso che poco a poco stia andando maturando anche tra i non esperti del fatto che gli oggetti digitali consentono di fare più cose rispetto al passato, ma al tempo stesso anche meno, comunque stiamo assistendo a una loro crescita che è costante nel tempo, non è lineare. Se uno poi va a vedere nel dettaglio questi dati all'interno delle singole categorie ci si accorge che alcune crescono, altre diminuiscono e sempre si leggono, quando si leggono questi report, ma non necessariamente questo nello specifico, ma quando si assiste a dati che misurano la diffusione di oggetti digitali all'interno degli ambienti contemporanei, ci si rende conto come spesso le stime di crescita sono sempre sovradimensionate rispetto a quella che è poi la crescita effettiva degli oggetti, ma non di meno stiamo parlando di uno scenario dove ad oggi nel 2023 erano mappati quasi 140 milioni, stimati, scusate, non mappati,
140 milioni di oggetti connessi a una media di 2,4 per abitante solo in Italia, tenendo conto anche degli infanti e delle persone più anziane. Quindi comunque quello a cui noi stiamo assistendo, il grande cambiamento culturale che stiamo assistendo rispetto agli anni precedenti, è che all'interno delle case delle persone i punti di accesso alla rete non sono più il computer, lo smartphone, il tablet, due, tre, li spengo, non sono più connessi a internet, ma internet diventa qualcosa in cui le persone sono costantemente immerse e vivono, e diventa anche sempre più difficile rendersi conto e ricordarsi a un primo sguardo quali sono in quel momento gli oggetti che sono connessi al web. Come ci si è arrivati a tutto questo? Quali sono tutte le forze profonde che hanno portato a un cambiamento e anche all'accettazione di un cambio così radicale di status? Sicuramente non credo di dire anche in questo caso nulla di particolarmente nuovo, nel fatto che non è solo una questione puramente tecnologica, ma è anche qualcosa di culturale e sociale, e che spesso con il digitale è solo trasversale. Vi cito un altro libro che ho proposto per consigli di lettura, questo Radical Markets, che ci ricorda, come tante altre pubblicazioni, che la diffusione di quasi 15 anni di sharing economy ha abituato milioni e milioni di persone all'idea che forse l'affitto, il possesso temporaneo, non era poi così una cattiva idea rispetto invece alla proprietà esclusiva su beni che magari un tempo erano quasi automaticamente collegati col concetto di proprietà. Pensate solo a tutto il successo della mobilità in sharing, dalle auto, le biciclette, i monopattini, cose che invece un tempo si pensava solamente di possedere, la mia auto, la mia bicicletta. Insieme a questo credo che ci siano tanti altri, possono essere veramente molti altri, e in base al singolo caso che uno va a utilizzare credo che ci siano anche tanti altre sottomotivazioni. Per semplicità io le ho riassunte in queste cinque principali. Sicuramente la sharing economy, che ha portato tantissime persone, se vogliamo anche proprio a sperimentare senza grossissimi rischi una consuetudine all'affitto in luogo del possesso su beni che erano sempre stati collegati al concetto di proprietà. Crisi economica, inflazione, perdita di potere d'acquisto, quindi anche un aspetto economico assolutamente da non sottovalutare, il fatto che tanti beni e servizi digitali spesso sono venduti in prima battuta a un prezzo praticamente irrisorio rispetto a quello che consentono di fare. Queste innovazioni di prodotto che sono innegabili, quello che ho cercato di fare nella mia analisi è sempre di cercare di tenere insieme per ogni prodotto analizzato quelli che erano i vantaggi che questo offriva al consumatore e contemporaneamente invece quelle che potevano essere le sue principali criticità. Una scarsa reperibilità di oggetti analogici, oggi sfido chiunque ad andare a cercare su certi ambiti e di beni il corrispondente analogico della cosa che nel frattempo è stata invece digitalizzata, la vecchia televisione rispetto oggi alla Smart TV. E se vogliamo anche un cambiamento a poco di bisogni e di valori generazionali. Poi vi ho parlato dei social media all'inizio, ho fatto riferimento al mestiere perché penso che quasi 20 anni di utilizzo dei social media su così ampie fasce della popolazione abbia abituato moltissime persone ad avere a che fare con il digitale, a costruirsi, se vogliamo, la propria casa online, il proprio profilo social, accettando esplicitamente, implicitamente, perché ne erano consapevoli all'inizio, lo sono diventati nel corso del tempo, accettando il fatto che quella loro casa digitale, per quanto pure potessero mettersi all'interno, non era completamente loro. E quindi in un certo senso credo che questo primo contatto col digitale per tantissime persone, all'insegna della mancanza di proprietà di controllo esclusivo, in qualche modo li abbia abituati, li abbia in un certo senso, non voglio usare il termine indottrinati, ma abbia comunque facilitato il passaggio a un mondo in cui essere senza di proprietà non è più solo quello che c'è online nell'immateriale, ma anche quello che esiste nel mondo materiale e fisico. Come ho affrontato tutto questo? L'ho fatto all'interno di 10 capitoli, cercando di dedicare ogni capitolo a una diversa tipologia di oggetti all'interno di quelli che possono essere più utilizzati all'interno delle case private da parte delle persone, e visto che il scenario di analisi è potenzialmente illimitato, l'ho fatto all'interno di un ambiente di analisi ben definito, che è quello delle case private, utilizzando quasi una sorta di provocazione: cosa c'è di più privato, di più proprietario delle case, soprattutto
in un paese come il nostro, arrivando quasi al paradosso, magari sì, la casa rimane di proprietà, i muri sono ancora di proprietà da parte delle persone, ma non necessariamente le cose che sono al loro interno nel momento in cui queste vengono digitalizzate. Mi sono servito per motivi di divulgazione, di chiarezza, di comprensione anche da parte magari di persone che non sono necessariamente esperte della materia, di esempi che sono tratti dalla cronaca recente, e cercando sempre di tenere insieme quelli che sono i vantaggi relativi percepiti dal cliente, dal consumatore, e le conseguenze dal punto di vista della privacy, delle sue finanze, della sua sicurezza, dei suoi diritti, e anche cercando di uscire dalla prospettiva solipsistica con cui spesso si affrontano queste tematiche, dicendo attenzione che però non sei solo tu e l'oggetto, ma nel rapporto con questa merce digitale ci sono anche altre persone che non necessariamente hanno così capito, i tuoi figli, le persone più giovani, gli anziani e tutte le persone che possono venire in una casa privata senza esserne gli abitanti abituali, ma che non di meno entrano nel raggio d'azione di un oggetto digitale, senza avere voce in capitolo, senza aver accettato nessuna clausola di utilizzo, nessuna privacy policy. Questo perché ho individuato 5 temi, caratteristiche trasversali a veramente tutti gli oggetti digitali, tra quelli almeno più diffusi o più utilizzati sul mercato di massa. Queste caratteristiche sono la manipolabilità dell'oggetto da altri, che possono essere produttori, terzi non autorizzati, terzi invece che sono autorizzati perché sono gli amministratori delle credenziali di accesso all'oggetto stesso, ma che in determinati casi, come vedremo, potrebbero non utilizzarlo a beneficio proprio di tutti gli altri. Dei costi, che sono molto variabili, o comunque rendono molto difficile oggi dire ok, io l'ho acquistato e questo è il prezzo effettivo di quell'oggetto, quello che pagherò per poterlo utilizzare per sempre, fino a quando questo non si rompe. L'ho fatto dal punto di vista di questo legame di dipendenza che questi oggetti comunque continuano a mantenere da chi li ha prodotti, da chi ne detiene il controllo da remoto e dalla stessa sopravvivenza di chi li ha prodotti e li ha messi in commercio, sempre cercando di collegarlo a degli esempi concreti che sono avvenuti veramente nel corso di questi ultimi 20 anni. Tutto il tema delle limitazioni, quindi delle possibilità di utilizzo di questi oggetti che vengono date dalle condizioni d'uso, dagli intermediari e anche a volte dalla scomparsa degli intermediari stessi. E poi il tema della sottrazione dei dati. Ancora adesso gran parte delle discussioni generali sul digitale si concentrano sulle grandi piattaforme digitali, i motori di ricerca, l'e-commerce, i social, che sottraggono continuamente dati da parte delle persone. Credo che sia venuto il momento di iniziare a interrogarsi sui dati che invece vengono sottratti dagli oggetti all'interno proprio di ambienti che sono solitamente ritenuti comunque sicuri, intimi, privati, dove se io spengo il computer o spengo il cellulare non c'è più nulla che mi possa tracciare all'interno di quella rete. Ovviamente, come ben sapete, questi sono argomenti di cui si discute da anni e ci sono state anche delle pubblicazioni che purtroppo non hanno mai raggiunto, che io sappia, una loro traduzione in lingua italiana. Questo è uno dei primi libri, credo, ad affrontare il tema della fine della proprietà delle persone sulle cose, di End of Ownership, uscito nel 2016, e che già allora ci ricordava e ci faceva capire come i diritti di utilizzare, controllare, mantenere e trasferire, quindi anche tutto il tema delle eredità, degli acquisti che erano fisici digitali, vengono sempre più alienati dagli acquirenti e trasferiti, in quel caso, nei casi da lui analizzati, ai detentori dei diritti di proprietà intellettuale sul software. Quindi non stiamo, se vogliamo, dicendo nulla di particolarmente nuovo o che abbiamo scoperto l'altro ieri. Credo però sia interessante approfondire questo grande cambiamento, non puramente da un punto di vista legale o tecnologico, ma credo sia molto importante approfondirlo da un punto di vista proprio culturale, delle relazioni che le persone hanno con gli oggetti nel momento in cui si rendono conto che queste cose qui sì, le hanno acquistate, sì, le considerano ancora loro, ma di fatto non sono più completamente loro, o comunque possono sfuggire al loro controllo esclusivo. Io andrei, visto che abbiamo cominciato con un po' di ritardo a causa di ritardi vari di treni, andrei magari rapidamente su questa
parte di esempi, poi se qualcuno vuole approfondire una singola storia lo possiamo fare qui, o comunque è disponibile il QR code dalla fonte originale per anche vedere e approfondire direttamente la storia. Per ciascuno di questi aspetti vi riporto qui un esempio, ma nel libro ovviamente ne faccio altri, ecco, però qui è proprio per capire, per capirci soprattutto cosa si intende per manipolabilità dall'esterno, ad esempio dei produttori. Questo è il caso di due case automobilistiche molto conosciute che hanno deciso di disabilitare alcune funzionalità su dei veicoli che erano già stati venduti, quindi nel momento in cui le persone stesse le utilizzavano, queste macchine connesse, per protesta contro una legge locale che guarda caso riguardava il diritto alla riparazione. Terzi non autorizzati, beh, il fenomeno ovviamente delle violazioni, quindi della possibilità di prendere il controllo di un oggetto connesso da remoto in qualunque parte del mondo nel momento stesso in cui la persona magari lo sta utilizzando. Violazioni che hanno una conseguenza non solo sulla sicurezza informatica in quanto tale, quindi l'oggetto viene violato e non posso più utilizzarlo, ma possono anche avere delle conseguenze anche nel mondo fisico, soprattutto se riguardano dei sistemi di trasporto. E poi la cosa forse anche più difficile, se vogliamo, da accettare e da prevedere come rischio, è la manipolabilità dai terzi che invece sono autorizzati. Questo è un fenomeno nei radar da parecchio tempo, che è quello dell'utilizzo di oggetti connessi per compiere delle molestie all'interno magari delle case di oggi, delle case moderne, contemporanee. Sono già diversi casi in cui degli oggetti che sono stati acquistati da un membro della coppia che dispone delle credenziali di accesso vengono utilizzati dallo stesso membro della coppia nel momento in cui viene allontanato di casa per spiare, per molestare la persona che è rimasta all'interno di casa. Innalza la temperatura, accende la musica nel cuore della notte, oppure più banalmente, come spesso magari accade con gli AirTag, installa un AirTag all'interno dell'auto di casa e sai esattamente dove l'altra persona in quel momento si sta dirigendo, quando non mantiene l'accesso all'amministrazione proprio della macchina stessa, quindi può avere accesso alla sua localizzazione, per cose che magari inizialmente vengono anche sottovalutate, ma perché non dovrei dare accesso agli oggetti connessi che abbiamo in comune a un solo membro della coppia? Anche qui il paragone con i social si sprecano, voi pensate al fenomeno dei profili condivisi di coppia, iniziano a diventare proprio un problema nel momento in cui la coppia si frammette e uno dei due magari decide di utilizzare questi oggetti per aggregare un disturbo agli altri. Ecco, voi capite come queste cose qui sono tutte cose che escono da anni sui giornali, se ne parla da tanto, ci si fa una riflessione, si pensa li risolvo da un punto di vista informatico, legale, ma credo che sia importante sottolineare il fatto che tutto questo rappresenta un grandissimo cambiamento per le persone che magari non sono esperte dell'ambito, non è il loro primo pensiero in ogni momento e che oggi si trovano ad avere a che fare con delle cose che sono loro, le hanno acquistate, ma non sono loro così come lo erano in passato, o che comunque al cambiare delle condizioni del contesto esterno queste cose possono essere utilizzate sia per fare dei benefici sia invece per arrecare il loro contrario. Abbiamo tutto il tema dei costi, non mi soffermo eccessivamente su questa parte, ma comunque anche qui è abbastanza importante sottolineare il fatto che oggi acquistare qualcosa di connesso non vuol dire che quello è l'ultima cifra che viene versata per poter utilizzare completamente. Le funzionalità che da prima erano gratuite possono essere messe a pagamento, ma anche viceversa. Costi anche che possono variare, lo sappiamo, Spotify, Netflix ha annunciato un nuovo aumento dei costi di abbonamento di servizio, cosa c'è ormai di più prevedibile di questo aumento dei costi. Quello che magari è meno prevedibile, su cui ci sofferma bene, è che quello che è stato acquistato con l'abbonamento può variare di quantità e di qualità nel corso dell'abbonamento stesso. Quindi io sì, acquisto un mese di abbonamento a un catalogo online potenzialmente illimitato, salvo poi rendermi conto, nello stesso periodo di abbonamento, che quella canzone è scomparsa, quel film o quella serie sono stati ritirati perché sono venute meno le licenze, oppure per una decisione voluta del fornitore di servizio di ridurre la disponibilità di alcuni contenuti, magari per promuovere la visibilità di altri più nuovi. E infine c'è tutto il tema dei costi di riparabilità proprio degli oggetti stessi,
che spesso portano le persone magari ad accumulare tempi, ritardi e restrizioni, quando non a essere spinti semplicemente a sostituire l'oggetto, perché la sua riparazione prende più tempo, più costi rispetto a quello che potrebbe essere invece l'acquisto di qualcosa di completamente nuovo. La dipendenza di questi oggetti per gli aggiornamenti forniti al produttore, finiscono gli aggiornamenti e l'oggetto magari continua a funzionare, ma non continua a funzionare agli stessi criteri di sicurezza e garanzia che poteva avere fino a quando invece il produttore consentiva a quest'ultimo di ricevere continuamente degli aggiornamenti, tanto che ormai la promessa di ricevere più aggiornamenti rispetto ad altri oggetti inizia a essere diventata quasi una leva commerciale di marketing. Si vendono nuovi smartphone con l'intelligenza artificiale con la promessa di dare invece che 4-5 anni di aggiornamenti gratuiti, addirittura 7 anni di aggiornamenti garantiti prima di dismetterli completamente. L'oggetto mantiene un forte legame di dipendenza col produttore anche per quanto riguarda proprio le sue funzionalità e le funzionalità di base. Battery gate di Apple e questa decisione dell'azienda non comunicata ai clienti di ridurre le prestazioni degli iPhone più vecchi che però erano stati aggiornati per poter salvaguardare più a lungo possibile la durata della loro batteria, senza però comunicare direttamente con i clienti questo cambiamento abbastanza importante alle funzionalità del dispositivo stesso. E anche quando viene comunicato non è che le persone solitamente possono opporsi a un cambiamento di questo tipo. E infine la dipendenza dall'operatività stessa del produttore. Chiude il produttore, si spengono i suoi server, l'oggetto non funziona più. Qui vi porto il caso di Instagram, che era un produttore di lampadine, di oggetti di illuminazione connessi, finito il produttore, finita l'azienda, spente anche le lampadine. Cosa ci pensiamo? Veramente incredibile pensare che dopo che ho acquistato qualcosa questo smette di funzionare perché fallisce il produttore stesso. Vi ho portato questo esempio, ma nel mondo più culturale, più della cultura, più in senso più ampio, e non solo degli oggetti fisici, ma degli oggetti fisici dematerializzati, un altro esempio che si può sempre ricordare è quello del Microsoft Book Store, che ha chiuso nel 2019 e che ha avvisato con un po' di anticipo, in questo caso, i clienti che avrebbe chiuso determinate operazioni e che gli avrebbe rimborsati gli ebook che nel frattempo avevano acquistato, perché gli ebook da un certo momento in avanti sarebbero completamente scomparsi. Voi pensate, il caso fallisce Mondadori, fallisce Feltrinelli, ebook acquistati all'interno di questi editori, arriva qualcuno a casa vostra, se li riprende tutti, se li riporta indietro e vi dà magari in cambio i soldi che avevate speso per acquistarli. Voi capite che è veramente una bella soluzione di continuità rispetto al passato. Andiamo nel tema, e qui andiamo verso la conclusione, delle limitazioni, delle condizioni di uso degli oggetti connessi. L'esempio che faccio principe, proprio secondo me, per capire come se è chiusa una porta e si è aperta una nuova era che non sappiamo esattamente dove ci porterà, è proprio quello relativo, se vogliamo, agli oggetti che uno considera più suoi: libri, opere d'arte, contenuti culturali, che in qualche modo non solo rappresentano una ricchezza fisica, ma anche una ricchezza morale, fanno parte della sua stessa identità. Ecco, anche qui molto chiaro, al primo punto delle condizioni di utilizzo di Kindle è che il contenuto è venuto in licenza, non è venduto come poteva essere un libro fisico alle persone. Voi capite però che questo cambia veramente tutte le carte in gioco. Una persona, e ancora oggi le persone spesso, credo che molti siano convinti di acquistare un ebook esattamente come acquistano un libro fisico. Non gli aiuta sicuramente anche il fatto che nel pulsante per concludere la transazione c'è scritto non acquista la licenza ma acquista proprio il ebook, quindi sembra veramente la stessa cosa, anche se il sottostante è molto molto diversa. Limitazioni che possono invece intervenire da parte di intermediari. Qui vi porto l'esempio di Fortnite, che è stato rimosso da Play Store, da Google e dalla App Store di Apple, e in questo caso milioni di persone in tutto il mondo sono ritrovate con smartphone con all'interno delle applicazioni che però non potevano essere più aggiornate. Perché? Perché il fornitore di quel servizio aveva violato la policy di pagamento di Google stessa. Però anche in questo caso voi capite come
un oggetto che è visto come veramente molto intimo e fondamentale nella vita di oggi, come lo smartphone, dipende in larga misura dall'intervento degli intermediari, quindi dei venditori, di chi controlla i negozi di app al loro interno, per poter essere qualcosa che ha dei contenuti al suo interno e non banalmente una scatola vuota, un oggetto costoso, ma senza la possibilità di poter scaricare nulla al suo interno. È ovvio che non è così, è ovvio che non sta avvenendo questo, ma credo che questo sia comunque un esempio piuttosto forte per capire qual è il potere oggi degli intermediari digitali di poter togliere qualcosa che le persone magari considerano come loro, banalmente, perché magari sullo stesso videogioco, oltre a spenderci del tempo, hanno anche fatto degli acquisti per migliorare il proprio personaggio. Limitazioni che nel digitale possono arrivare anche dalla mancanza di intermediari. Forse questa storia l'avrete vista, trattata. Questo è uno sviluppatore, Steven Thomas, diventato famoso in tutto il mondo per possedere qualcosa come 7000 bitcoin e non poterli più movimentare in alcun modo, perché la chiave privata che dava accesso al suo wallet era custodita all'interno di un dispositivo di cui lui ha dimenticato la password. Quindi sono ancora come diversi anni che lui, sì, i bitcoin sono suoi, nessuno glieli tocca, ma lui nemmeno può avere accesso alla sua ricchezza, proprio perché rispetto magari ad altri servizi non c'è un numero di telefono a cui chiamare, non c'è un'autorità a cui appellarsi per poter movimentare quello che teoricamente è suo ed è ancora suo a tutti gli effetti. Abbiamo poi infine tutta la parte dell'estrazione dei dati, e noi possiamo, credo, dircelo finché vogliamo, che oggi gli utenti, anche grazie alle nuove normative, hanno il controllo completo dei loro dati. Nel momento però in cui questi dati vengono violati o sottratti, ecco che diventa anche difficile anche solo capire effettivamente su quali dati una persona può ancora oggi esercitare effettivamente il suo controllo. Sottrazione dei dati e accesso a questi ultimi che non avviene, ricordiamocelo, che se è ripetitivo ovviamente in un contesto come questo, che non avviene solo l'accesso di macchine che accedono ai dati, algoritmi che li trattano, ma l'accesso è anche umano. Io all'inizio vi facevo l'esempio di moderatori di contenuti, questo esempio invece che vi porto qui è una storia ormai 5 anni fa, data da Bloomberg, richiesta di Bloomberg, che svelava per la prima volta come dietro Alexa ci fossero dei veri e propri ascoltatori professionisti che avevano accesso alle registrazioni da parte delle persone per poter capire se lo smart speaker, l'assistente virtuale in questione, aveva risposto bene o meno bene ai comandi. E ancora adesso, nelle applicazioni di intelligenza artificiale, cioè andando in fondo a tutte le funzionalità di privacy, la possibilità di disattivare la condivisione delle proprie conversazioni professionali, proprie conversazioni personali in ambiente domestico, nei confronti di questi ascoltatori professionisti, una cosa che penso pochissime persone oggi conoscono e pochissimi vi pongano attenzione. E infine, per concludere, questi dati che non rimangono in dispositivo, che se ne vanno, che vengono conservati nei cloud, cioè il grande tema, credo oggi, di dove effettivamente questi dati poi vanno a finire, dove vengono conservati. Qui vi faccio vedere la foto che è stata scattata durante un servizio di wire dedicato al data center di Facebook, che è posto a lì, vicinissimo al confine con la Russia, con un altro stato esterno all'Unione Europea, quindi dove le leggi che regolamentano i dati dell'Unione Europea non necessariamente sono più utilizzabili o applicabili, per far riflettere sul fatto che a venire meno questo svuotamento della proprietà e del controllo sugli oggetti non è più unicamente il controllo sull'oggetto in sé, ma anche il controllo sui propri dati e soprattutto anche il controllo su dove oggi effettivamente i propri dati vengono salvati e archiviati. Questo non vuol dire ovviamente che non ci sono leggi, non ci sono regolamentazioni, non stiamo andando, come ben sappiamo, sempre più verso anche un concetto di sovranità digitale. I dati più importanti devono essere conservati all'interno degli stati dove sono stati prodotti, all'interno di luoghi sempre più sicuri, ma voi capite come le distanze comunque sono comunque significative tra dire li conservo nella stessa città, nello stesso stato dove sono stati prodotti, e magari li vado a conservare a qualcosa come 2000 km da qui, vicino al confine di un paese dove le stesse leggi non sono più necessariamente in vigore. Ci avviamo
veramente la sua conclusione, non potevo in un intervento su questi oggetti non citare Capitalismo della sorveglianza di Zuboff, e soprattutto riportarvi questa frase che riguarda gli oggetti digitali. Zuboff nel suo libro del 2017 affronta il tema, però lo fa verso la fine, lo fa solo in pochi capitoli conclusivi, ma dove ci ricorda come le serrature sì sono scomparse, le porte sì sono aperte, ma tutti questi confini a cui eravamo abituati a considerare come inviolabili stanno per essere cancellati. Io credo che questo sia molto importante da ricordare, che non è che sono cancellati del tutto, non siamo veramente entrati in questo nuovo scenario, ma è qualcosa che sta avvenendo in progress. L'esito finale potrebbe anche essere diverso rispetto anche alle previsioni magari più pessimistiche a quello che oggi noi possiamo ragionevolmente aspettarsi. Credo che questo stanno per essere sia ancora di grande attualità, anche se sono passati ormai 7 anni da quando è stato scritto. Questo perché credo che sia veramente onestà intellettuale ricordare come siano tante ancora le variabili in gioco e che sarebbe veramente interessante poter approfondire e tenerne traccia uno per uno. Qui vi porto l'esempio di Tonga, questa isola che è stata disconnessa completamente da internet per qualche settimana per la banalissima rottura di un unico cavo sottomarino che portava la connessione all'isola. Oltre a queste possibilità di catastrofi naturali, ma che possono anche essere di ordine politico, economico, credo che tra le variabili in gioco da tenere sempre in considerazione quando si fanno questo tipo di riflessioni ci sia innanzitutto questo futuro ibrido, una metà tra digitale e non digitale, la cui durata è ancora molto definita. Torniamo all'esempio degli ebook che dovevano sostituire i libri di carta ormai 10 anni fa, poi 5 anni fa, ormai sembra che quasi si vada verso una convivenza che durerà ancora diversi anni. Questo analogico che comunque continua a resuscitare, nonostante sia stato dichiarato morto infinite volte, voi pensate banalmente al fenomeno qui del vinile, il suo straordinario, della sua, non mi viene la parola in questo caso, della sua rinascita straordinaria, della sua ricrescita, che è stata spiegata l'ordine della qualità del suono, della bellezza magari anche dell'oggetto, e dove si possa iniziare magari a farci una riflessione sul fatto che magari le persone acquistano ancora oggi vinili, CD, che anche questi stanno tornando a crescere, seppur su dimensioni radicalmente diverse in scala, anche proprio per il fatto che magari le canzoni, i film, i libri che definiscono la nostra vita, magari noi siamo più portati a possederli, ad avere qualcosa, senza dover necessariamente dipendere dall'accesso a una piattaforma digitale su abbonamento. Cioè tutto il tema delle leggi non lo affronteremo qui, è un altro capitolo che si può aprire, sicuramente ci sono molte persone che sono più esperte di me da questo punto di vista, però quando si guarda le leggi poi è anche interessante capire come queste vengono applicate, come gli enti di regolamentazione dovranno applicare DMA, Data Act, Digital Service Act nel caso della moderazione, poi effettivamente interverranno dalla Verstager a chi invece l'ha sostituita adesso la Commissione Europea, quale sarà il suo approccio, siamo interessati e curiosi di vedere come effettivamente verrà implementata questa regolamentazione così importante. Tutto il tema della sostenibilità ambientale, il tema della diffusione magari anche di software, di regole, di modalità di utilizzo diverse, alternative, che magari potrebbero anche prendere sempre più piede all'interno del mercato e dei consumi di massa. Credo che la partita non sia assolutamente chiusa da quel punto di vista. E poi mi piacerebbe che venisse approfondito sempre più questa componente di persone che magari decidono di connettersi a internet al lavoro, fuori di casa, ma che magari all'interno di casa propria decidono di ridurre la propria esposizione alla rete. È una cosa che inizia ad apparire nelle statistiche del Census che ogni anno ci ricordano che c'è una componente rilevante di persone che non sono connesse alla rete, e in mezzo a questa componente rilevante ci sono persone che dichiarano di essere connesse ma magari solo con lo smartphone, solo con il PC, e sicuramente la maggior parte perché magari non può permettersi un altro strumento di connessione, ma mi piace pensare che magari al loro interno ci siano delle persone che magari decidono volutamente di ridurre l'accesso alla rete, almeno all'interno di quell'ambiente domestico dove pensano di poter ancora esercitare un minimo di controllo. Io quello che ci tengo a sottolineare e ricordare è che proprio siamo
all'inizio di una rivoluzione culturale dove gli oggetti non sono più solo integri o di, ma magari sono degli oggetti che smettono di funzionare non solo in seguito alle leggi della fisica, della chimica, alla prevedibilità, ma anche magari a qualcosa di molto meno imprevedibile come la modifica del loro contratto di utilizzo, come ci ricorda questa giornalista esperta di Internet delle cose. Arriviamo alla fine, le domande aperte, siamo tempo, sono le due, e concludiamo proprio con quelle che secondo me potrebbero essere anche degli argomenti di ulteriore, di approfondimento, e dove credo che nessuno per oggi abbia una risposta definitiva. Quindi la conflittualità tra il controllo, il comportamento delle persone nei confronti degli oggetti attraverso i termini e condizioni, e quella che invece potrebbe essere potenzialmente l'invasione anche della privacy individuale, il controllo di quello che la persona fa con l'oggetto per assicurarmi che non stia violando nessuno dei termini e condizioni di utilizzo, ma al tempo stesso ho accesso a una parte della sua vita privata e dei suoi cari e dei minori che possono essere con lui, molto molto rilevante. I rischi nel passaggio di mano tra le aziende produttrici di questi oggetti verso altre aziende o magari verso i pubblici. Per cui un esempio che si può fare per approfondire il tema da cui partire è questo passaggio di mano di Twitter, sua trasformazione in X, passaggio di mano sotto Elon Musk, e quindi anche il passaggio di tutti i dati che erano contenuti all'interno del vecchio Twitter sotto un'altra proprietà. E devo dire che sarebbe veramente interessante capire quante persone sarebbero iscritte a Twitter negli anni precedenti se avessero potuto prevedere una conseguenza aziendale di questo tipo. Le responsabilità, dove si colloca il limite tra i produttori e i consumatori nel momento magari in cui l'oggetto non viene più aggiornato volutamente magari da parte del consumatore perché lo ignora, perché non attiva gli aggiornamenti automatici, perché magari non sa di questa possibilità. Io nella mia vita quotidiana ho a che fare spesso con persone che magari dichiarano di non aggiornare il cellulare da un anno e mezzo, di non scaricare gli aggiornamenti del software perché hanno disabilitato volutamente questa funzione perché vogliono avere un controllo, che poi però nel frattempo se ne sono dimenticati del fatto di dover aggiornare l'oggetto stesso. Tutto il tema dell'ereditarietà, anche questo aprirebbe un capitolo infinito, ma qui io mi chiedo quanto è sostenibile dal punto di vista di chi riceve l'oggetto del servizio digitale ereditariamente, quanto effettivamente lui voglia e possa avere a che fare con una storia conservata all'interno dell'oggetto e che magari è una storia di anni, quando non di generazioni. E infine, proprio per concludere, e con questa prometto che siamo arrivati alla fine proprio di questa carrellata molto veloce su questo tema, è anche un po' domandarsi se in certo senso i valori delle generazioni del futuro saranno gli stessi magari delle generazioni del passato. In un forte dubbio comunque avanzo la domanda sul fatto che magari il valore che noi attribuiamo alla proprietà possa essere lo stesso valore che la proprietà viene attribuita magari dai giovani di oggi o da chi verrà dopo di loro, soprattutto dopo che questi hanno sperimentato così tanti anni, così tante esperienze con oggetti e servizi che non erano di loro esclusiva proprietà. Concludo con questa citazione di questo bel libro di Cesare Salvi sull'invenzione della proprietà, questo più un excursus storico, che ci ricorda come la scelta di quali beni siano da considerare oggetto di proprietà e quali no, e nei confronti di chi, non è mai una scelta completamente neutrale. E che come in fondo il problema della proprietà oggi sia quasi il problema stesso un po' della democrazia o della libertà che le persone hanno e che possono esercitare nei confronti e attraverso i loro oggetti. Concludo. Mettetemelo con questo QR code che rimanda alla newsletter se volete rimanere aggiornato con questi temi e se ci sono, al via le domande, se no, in ogni caso, comunque vi ringrazio per aver ascoltato fino a qui. Grazie mille a Jacopo Franchi. Beh, allora, prima di tutto vediamo, direi che posso iniziare io a fare un paio di domande perché l'argomento mi interessa molto, dopodiché se ce ne sono altre lasciamo il tempo di scriverle, noi siamo gli spessatori subito. Io chiedo questo, più che altro più che una domanda, forse una riflessione.
Nel 2017, mentre la Zuboff scriveva il capitalismo di sorveglianza, io scrivo la mia tesi di laurea in giurisprudenza, poi uno dei due ha avuto più successo dell'altro sicuramente. Ma io mi occupavo molto, questo è un tema che io sento tantissimo, sulla natura del software nello specifico, no? Cioè se questo io mi chiedevo fosse un bene o un servizio in definitiva. E da come la vedo io, tu hai parlato di digitalizzare in due casi, in due sensi fondamentalmente, no? Cioè da una parte abbiamo il discorso di oggetti fisici che sono connessi alla rete, sì. Quindi cose che diciamo già esistevano, che hanno una loro materialità, una materialità che bene o male sopravvive anche poi al di là del digitale, al di là poi della loro funzionalità, che invece può non sopravvivere. Ma c'è poi un altro tema che invece è quello di cui che io conosco meglio, infatti sono molto contento di aver sentito questa presentazione perché è l'altra faccia della medaglia, no? L'altra ancora, dicevo, è quella della dematerializzazione pure, cioè noi avevamo una roba fisica, adesso non è più fisica, il libro che diventa ebook. Io che sono un appassionato di videogiochi, per esempio, ma sul software in generale l'ho vista, ma da Photoshop a Fortnite oggi sono venduti come servizi ad abbonamento, sì, o come digital delivery, quindi è vero, lo paghi una volta sola, non è un abbonamento, però la verità è che poi tu stai prendendo dei bit e dei byte, non è che c'hai il CD. Se un domani la piattaforma che ti ha venduto il software chiude, tu non lo puoi più scaricare. E questo si accompagna anche a tutta una serie di questioni che sono incompatibili, secondo me, con la proprietà per come la conosciamo noi. Cioè, questo secondo me nel software è ancora più evidente che, chiamiamolo nell'hardware o comunque nel dispositivo connesso che ha una sua materialità. Allora, intanto noi oggi parliamo di intelligenza artificiale e cose di questo tipo, c'è un straordinario bisogno di trasparenza. La trasparenza si ottiene attraverso la replicabilità, perché se tu hai un software devi sapere esattamente quel software lì sta facendo. Come fai a saperlo? Lo devi poter replicare, quindi devi poter vedere ogni sua funzionalità dove ti porta. Due, la proprietà è far copie, ma è anche il mercato secondario, rivenderlo, tutta questa roba non è più possibile. Tu conosci giustamente il tema dell'ereditarietà degli oggetti, no? Ma la vendita di questi oggetti qua, per esempio, è molto più difficile di una volta, cioè quando è possibile, perché nei casi dei mezzi dematerializzati e basta, non puoi neanche vendere perché è legato al tuo account, quindi tu non è che vendi il tuo account evidentemente, no? Insomma, quindi in parole di libertà per dire, stiamo avvicinandoci a una forma malata di comunismo in cui l'abolizione della proprietà privata non arriva perché arrivano i proletari di tutto il mondo che si uniscono, ma perché noi volontariamente abbiamo scelto di abbandonarla e di lasciarla da parte in virtù di un servizio di abbonamento? Malato, una versione malata è una, come dire, no? Ma diciamo che veramente se spesso si è, affrontando il tema, spesso si è detto per tanti anni, veramente semplificando, che erano in un certo senso i lavoratori essere stati espropriati dei mezzi di produzione, paradossalmente quello a cui stiamo assistendo adesso con questi cambiamenti che riguardano ancora una parte di persone con tutte le variabili e le incertezze che abbiamo visto prima, sono quasi i consumatori stessi invece essere espropriati degli stessi oggetti e delle stesse merci che comunque nella maggior parte dei casi ancora oggi non è chiaro questo cambiamento, perché non si limitano ad essere venduti tramite abbonamento gratuitamente in cambio dei dati, e quindi in un certo senso uno ci può arrivare che quella cosa non necessariamente gli appartiene, anche se l'abbonamento di una cosa digitale è la stessa cosa di un abbonamento a qualcosa di fisico. L'abbonamento al fisico mi rimane, il giornale mi arriva a casa e me lo tengo, l'abbonamento al giornale digitale smetto di pagare, non ho accesso neppure più all'archivio. Ma quello che credo che renda molto difficile tutto sia il fatto che queste cose a tutti gli effetti vengono vendute, le persone pagano un importo anche consistente, a volte pensiamo proprio anche banalmente a una macchina quanto può costare, e però poi la proprietà, quello che possono farci, delle cose che sono state date, se vogliamo, per scontato nel corso del tempo, ma oggi vengono viste come quasi, anche se non sono mai state messe su una carta, come diritti inalienabili, la possibilità di fare quello che vuoi con quell'oggetto senza danneggiare altri, quindi anche di rivenderlo, di prestarlo, di regalarlo, di mandarlo in eredità, non dico che sono scomparse, però sono sempre più vincolate alla decisione spesso di chi te l'ha venduto all'inizio. Quindi in questo senso, all'inizio dicevo, non è che la proprietà è morta, e quindi credo che sia sbagliato dire è la fine della proprietà, semplicemente credo che stia cambiando di mano.
stia tornando indietro rispetto a chi ti aveva venduto inizialmente l'oggetto, ma con tutte le variabili che sono ancora da tenere in considerazione. E io credo che questo modello, questo modo di concepire il digitale, di venderlo, stia recando dei danni alle persone che magari lo utilizzano, non sono consapevoli, ma al tempo stesso credo che comunque stia recando un po' di danni anche a chi lo sta producendo. Comunque questo continuo rinvio del successo, della diffusione di questi oggetti connessi, della digitalizzazione, della smart home, che si sta avvenendo, ma a un ritmo molto più rallentato rispetto a quello che si pensava inizialmente potesse essere, a fronte comunque di oggetti che offrono dei vantaggi innegabili e importanti, c'è dovuto sicuramente a problemi di carattere tecnico, interoperabilità dei dispositivi e tante altre cose che possiamo dirci qui, problemi anche magari di accessibilità, di costi di aggiornamento delle case, ma anche credo che sia dovuto al fatto che a poco ci si rende conto che queste cose che vengono messe all'interno non sono completamente nostre, quindi anche le possibilità di controllo che uno può esercitare nei loro confronti sono minori rispetto al passato. Quindi sì, guadagno qualcosa, ma qualcosa al tempo stesso io sto perdendo. Flash è il consumatore che lo sceglie consapevolmente o è perché quello che passa al convento adesso e quindi meno male? Il grande problema in questo momento è la mancanza spesso di alternative. Lo stesso vinile è qualcosa che oggi non viene prodotto come poteva essere prodotto in passato, dipende da pochi produttori, e nel corso della pandemia c'è stato un incendio a una delle poche fabbriche di vinili rimaste, che aveva messo proprio anche in crisi in forse la stessa produzione di questi oggetti per un significativo periodo di tempo. E probabilmente la stessa cosa potrebbe avvenire anche per molti altri, quindi a volte è quasi costretto a comprare l'oggetto connesso in mancanza di meglio, ma perché magari chi lo produce non tiene più credito dalle banche, non tiene più finanziamenti, perché stai producendo un oggetto che è considerato obsoleto, anche se magari non necessariamente lo è per il consumatore. Tu prima facevi l'esempio dei videogiochi, passione, interesse personale. Alla fine del 2023 ha chiuso Google Stadia, meno male, con la chiusura di Google Stadia, del giudizio sulla cosa in sé, le persone che si giocavano e che lo utilizzavano hanno perso accesso non solo alla piattaforma, ma anche a tutto lo storico che potevano aver accumulato nel tutti i progressi tempo. Anche che avevano fatto all'interno dei singoli prodotti. Secondo me è tempo buttato e credo che le persone, una volta vista questa cosa, comunque due pensieri su questo modello di accesso a una componente così importante per l'intrattenimento quotidiano che possono essere i videogame, qualcuno magari se la sia fatta. Poi magari continua perché le alternative non ci sono più costose, c'è Nvidia, c'è GeForce Experience, come si chiama, c'è l'equivalente Nvidia adesso, anche Microsoft ha una cosa simile col Game Pass, diciamo. Ma quello è stato un primo segnale di questo, così come su tante altre cose i segnali ci sono stati, e però spesso vengono colti solo dagli esperti, da chi ne è direttamente coinvolto. Nvidia Shadowplay si chiama l'alternativa. Forse lasciamo liberi i nostri ascoltatori che sapevano che sarebbe durato un'ora e mi pare che un'ora sia durato perché abbiamo iniziato in 1:15. Sì. Allora ringraziamo Jacopo Franchi, e grazie anche a chi è stato presente e ci ha ascoltato in diretta, poi sappiamo che è stato registrato questo evento che quindi potrà essere recuperato in qualunque momento. Grazie. Grazie a voi. Grazie.